Buonasera e benvenuti a questo appuntamento con un nuovo ospite. L'ospite è il professor Massimo Viglione che si occupa da tempo di questioni relative a storia e filosofia, insegna nei licei, si occupa di storia moderna e di storia moderna appunto ha insegnato anche all'Università di Cassino. Dal 2005 tiene corsi presso l'Università Europea di Roma. E si occupa anche del pensiero e istituzioni della società cristiana. Con Massimo Viglione oggi vorrei affrontare la questione delle questioni, insomma, quella nella quale ci ritroviamo immersi ormai da un anno e che a quanto pare sta andando in una direzione che è ostinata e contraria rispetto alla direzione della libertà. Intanto, benvenuto, professor Viglione, grazie per il suo tempo. Grazie, grazie. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Professore, lei è una delle voci critiche che fortunatamente grazie al web, e ormai non possiamo neanche più dire a tutto il web, a una parte di web non istituzionale, non mainstream, che fa sentire appunto la sua opinione in merito a quello che sta succedendo. Partiamo con una domanda generale. Qual è lo stato dell'arte, secondo lei? Beh, ormai è un anno preciso, anche se in realtà tutti quanti abbiamo una percezione tra fine febbraio e primi di marzo, però era già cominciato tutto un anno fa, a nostra insaputa anche, o perlomeno così, sai, tante notizie che arrivano. Comunque un anno. Abbiamo avuto una prima fase che è stata la fase durissima finora, attenzione, quella marzo, aprile, maggio. Abbiamo avuto una pausa operativa, nel senso che potevamo uscire, siamo potuti andare al mare, in montagna, fare qualcosa d'estate, ma non ci hanno lasciato in pace un istante, perché anche a giugno, anche a luglio, anche agosto, anche a settembre è un continuo, cioè non è che per 3 mesi hanno smesso, hanno lasciato la morsa, hanno aperto le porte, ci hanno fatto uscire, hanno fatto riaprire i negozi, ci hanno fatto andare al mare, ma la tortura mentale non è mai venuta a meno, pur non essendoci assolutamente nessun caso di Covid conclamato per tutta l'estate, annunciandoci sempre perennemente che in autunno sarebbe ricominciata, e in autunno è ricominciata. E adesso quindi stiamo vivendo questa terza fase, che possiamo chiamarla la fase, se quella primaverile era la fase pandemica, quella estiva la potremmo chiamare una fase di sospensione, ma sempre controllata. Questa oggi è una vera e propria fase, in qualche modo, quella vaccinale. Diciamocelo chiaramente, è proprio di questi giorni la notizia che stanno risalendo i contagi in alcune zone precise della penisola dell'Italia, mentre in altre no. Ora, qualcuno sostiene, io non ho la prova, io dico solamente relata refero, qualcuno sostiene che queste zone dove stanno risalendo i contagi, ci sono state zone dove, cioè sono zone dove si sono fatti molti vaccini. Più vaccini che altrove. Sarà vero? Ma sarà vero? Io non sono un No, del virologo, resto. quindi non entro nella questione. Certamente in alcune zone d'Italia, tant'è vero che per esempio la provincia di Perugia è rossa, è l'unica zona rossa d'Italia in questo momento. Naturalmente la caduta del governo ci lascia un po' in sospeso, no? Diciamo, bisogna capire, ormai Conte è passato, Conte rimarrà con i suoi DPCM, con Casalino e con tutto quello che ha fatto con i banchi, con le scuole, con le sedie a rotelle, i banchi a rotelle, tutto quello che sappiamo perfettamente, ma adesso viene il potere vero in Ecco, Italia, e viene. noi ci addentreremo in queste questioni, perché la questione sanitaria io ho avuto piacere e modo di affrontarla con diversi medici, la questione scientifica anche con diversi scienziati, ed effettivamente oggi comunque noi, se approfondiamo e studiamo, potremmo tranquillamente dire che primo, non ci troviamo di fronte a nessuna pandemia. C'è uno studio fantastico del professor Mamone, che io ho pubblicato 2 giorni fa. Fatto tutto su numeri ufficiali, quindi numeri dati da loro, cioè Istat e ISS, che confermano questa affermazione. Ma ripeto, la questione numerica la lasciamo da parte, la questione scientifica la lasciamo da parte, perché appunto con lei vorrei ragionare proprio su quello che ha detto all'inizio. Forse è iniziata prima e dopo c'è qualcosa che ci aspetta. È un po' questo il ragionamento che vorrei affrontare. In merito è iniziata prima, che cosa intende? In rapporto a quanto lei ha appena detto,
Io non entriamo nella fase medica, virologica, che io proprio non posso parlare, ho le mie idee come tutti, ma insomma, sul fatto numerico però una cosa la voglio dire, Prego, attenzione, io prego. sono totalmente d'accordo con lei, non solo non è pandemica, ma non è nemmeno epidemiologica, cioè non è nemmeno un'epidemia, nel senso che stiamo in cifre normalissime dell'influenza di ogni anno. Questa è la verità, sia come contagi, sia come morti. Basti pensare che nel 69 ci fu un'influenza che fece 2 milioni, 3 milioni di morti e non hanno chiuso un negozio, tanto per fare un esempio. Per cui siamo, cioè, in realtà no, il problema esiste, c'è un problema. In alcuni casi questo virus, con le persone anziane, con le persone che hanno dei problemi di salute, può essere pericoloso. Ho conosciuto io stesso persone che sono morte o che sono finite in ospedale, salvati per miracolo, questo bisogna dirlo, la verità, ma siamo nell'assoluta normalità di tutti gli anni passati. Per cui anche le cifre dei morti, proprio dei morti totali d'Italia del 19, 18, 17, non sono, quelle del 20 non sono superiori a quelle degli anni passati. Per cui stanno costruendo su un problema che esiste, nessuno dice di no, stanno costruendo un qualcosa che va ben al di là dell'aspetto virologico, dell'aspetto medico, comunque lo vogliamo chiamare. Questo qualcosa è qualcosa di politico, è un qualcosa di Potremmo sociale, dire, di economico. professore, potremmo dire che questo qualcosa ha attinenza proprio con quello che lei ha dipinto nella prima risposta, cioè l'idea di nuova normalità. Cioè, lei ha parlato giustamente, abbiamo avuto la fase dura, poi è arrivato giugno, luglio, che insomma sembrava fossimo non più agli arresti domiciliari, ma in semilibertà, però continuava, oltre al terrorismo, continuava quella vocina che diceva non tornerete più a vivere come prima. Sbaglio nel dire questo oppure ci ho un po' azzeccato ed è lì da verificare? Lei ricorderà che proprio nell'intervento che ho fatto a Cesena, quando insomma, ci siamo incontrati l'altro Certo. sabato, io sono partito da questo punto. Nei giorni di fine febbraio, inizio marzo dello scorso anno, quando sono cominciate a trapelare le notizie, non scordiamoci che qualche settimana prima ci è stato detto che non c'era nessun pericolo, che non c'era nessun problema, che dovevamo abbracciarci il cinese, che eravamo razzisti, schifosi, brutti, cattivi, perché non baciavamo in fronte il cinese, non ce lo scordiamo. Io mi ricordo perfettamente, un ricordo personale, che a un certo punto uscivo da casa mia, andavo al supermercato e sulla strada c'è uno di questi hangar enormi di cinesi che praticamente vendevano la roba. Io mi ricordo che pensavo, vabbè, sti poveretti, ma adesso saranno tutti con loro. Mi ricordo questo, che ancora non sapevo come stava per cambiare la vita di tutti noi di lì a pochi giorni. Quindi attenzione, cioè, insomma, è qualcosa di significativo questo. Beh, all'improvviso non solo ci hanno chiuso, lo sappiamo, ma all'improvviso noi siamo stati martellati per H24 al giorno su tutti i canali, tutte le televisioni. Non esiste più la Rai e Mediaset o la 7, no, 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 tutti quanti, tutti, indistintamente di tutti i giornalisti, in continuazione e attenzione, io direi più di tutti la Mediaset, attenzione. Più di tutti la Mediaset, noi sono stati bombardati per giorni, settimane, mesi con una frase pazzesca, una frase che ci dice niente sarà più come prima. Ma questo, attenzione, dai primissimi giorni, da fine febbraio, inizio marzo, cioè da quando uno appare quella del telegiornale e ci dice c'è un'influenza pericolosa, benissimo, niente sarà più come prima. Come sarebbe a dire? Ammesso anche che il governo decide di chiudere l'Italia, ce lo ricordiamo tutti il discorso di Conte, no? Quella sera drammatica, d'accordo, vuoi chiudere l'Italia 2 settimane? È una follia per me, però fallo. Beh, lo Ma hanno dimostrato anche i perché, dati, eh. attenzione, perché devi dire che niente sarà più come prima? E Esatto, lo è devi questo. ripetere 300 volte al giorno. Perché? È un lavaggio del cervello che non può essere legato al virus. È ovvio che c'è dietro un messaggio ben preciso che è stato cominciato a dare immediatamente e di cui oggi noi, dopo un anno, vediamo meglio il perché, ma non lo vediamo ancora fino in fondo il perché. Attenzione, perché niente sarà più come prima. E su questo mi collego, poi mi permetta, poi dopo chiaramente, però perché, per non perdere il filo, perché è importante, mi collego alle parole che 2 settimane fa, quando era, un certo Enrico Letta ha detto. Che tutti quanti abbiamo visto su un'intervista, non è Massimo Viglione complottista che lo sta dicendo, è Enrico Letta. Avete capito chi è Enrico Letta? Sapete a chi appartiene, cioè, di quale associazioni fa parte Enrico Letta? Ce lo dica Bene, lei. Enrico Letta ha detto testualmente in un'intervista alla 7, quindi no,
prendendo il caffè con me al bar, che non frequento Enricoletta naturalmente, ha detto alla 7, ha detto la scuola, l'università, il lavoro, tutto questo non esisterà mai più. Che uno dovrebbe prendere Enricoletta e dirgli: scusi Enricoletta, ma mi spiega che cosa vuol dire, magari per l'orecchio, mi spiega cosa vuol dire la scuola, l'università, il lavoro, quindi la carriera non esisteranno mai più? Cioè, che vuol dire? Questa frase di Enricoletta buttata lì così è speculare a niente sarà più come prima. Cioè, continuare a esaminare quello che sta accadendo, per venire alla sua prima domanda, basandosi sul virus, sui morti, su quelli veri, su quelli falsi, su quelli presunti, è completamente fuorviante. Continuare a parlare dei vaccini dal punto di vista virologico è fuorviante perché tanto dicono tutto il contrario di tutto, per cui specialmente chi non è virologo non può sapere dove sta la verità. Ma io mi chiedo da cittadino perché la scuola, l'università, il lavoro non sa più come prima? Che c'entra? Perché si parla di grande reset? Come mai in questo anno è uscito fuori il concetto grande reset? Perché? Che sta succedendo nel mondo? Perché tutti quanti noi siamo bombardati da un certo Bill Gates? Perché? Che c'entra Bill Gates con la pandemia? Cosa c'entra col virus? Lui i virus li ha sempre creati, da sempre, ma li creava per fare soldi, creava il virus al computer e ci vendeva l'antivirus. Adesso è come se la stessa persona avesse fatto un salto dall'informatica alla virologia quella vera. E questo è preoccupante. Ecco, è Mi perdoni, preoccupante. se sono. No, mi piace, è giustissimo. Io non voglio farle perdere il filo, a volte magari mi vengono delle domande, quindi Hai è una ragionissimo. intervista chiacchierata molto piacevole, questa, è così che deve funzionare. Ecco, però ha citato una parolina molto importante, quella del grande reset. Io ho avuto modo di leggere tutta la documentazione che ho trovato sul sito ufficiale del WEF, cioè del World Economic Forum. Mi sono letto in inglese il libro di Schwab, che guarda caso, anche le tempistiche hanno un senso. Esce a fine aprile, primi di maggio, con un libro intitolato Covid-19, il grande reset. E poi ci sono, durante questa pandemia, appunto, messaggi come quelli di Letta, sparati da tante persone diverse, compresi i virologi, la Capua, i Crisanti e tanta gente del genere. E in più ci sono anche parole d'ordine strane, no? Tipo il distanziamento sociale, siamo in guerra, cioè paroline che effettivamente ti fanno capire che hanno intenzione in qualche modo di manipolare le nostre vite, di cambiare il nostro modo di intendere e soprattutto, e qui vengo per approfondire poi la questione perché so che lei è particolarmente attento a questo, per attaccare con violenza quelli che sono nel bene e nel male i principi della società occidentale. Sono molto lontano dalla verità nel pensare così? Condivido totalmente, lei ha toccato l'altra fatidica frase che è entrata nella nostra mente da un anno a questa parte, il distanziamento sociale, che secondo me è la chiave di tutto, è la chiave di accesso per poter comprendere quello che sta accadendo. È chiaro che stanno distruggendo l'economia italiana, è chiaro che vogliono distruggere proprio l'eccellenza, cioè praticamente ristoranti, alberghi, piste da sci, palestre, tutto quello che noi più di ogni altro, l'industria manifatturiera, tutto quello per cui eccelliamo, perché noi non eccelliamo su altri settori come la Germania o l'Olanda o cose, noi eccelliamo su questo, questo è quello che ci rende italiani, made in Italy. È chiaro che stanno distruggendo questo, però attenzione, e potremmo parlarne a lungo, però attenzione, la cosa più preoccupante è proprio l'aspetto antropologico, è proprio l'aspetto umano. Si ha paura, noi viviamo nella paura l'uno degli altri, abbiamo nella paura non solo di prenderci il virus, perché poi quella c'è chi ce l'ha, ma c'è pure chi, insomma, francamente non vive con questo terrore come sottoscritto, penso lei e altri amici, ma attenzione. Viviamo nella paura di essere spiati, di essere denunciati, di portare a casa una persona perché il vicino ci potrebbe fare la spia. Non abbiamo paura di fare una festa. Ricordate le barzellette fino a 6 persone, fino a 7 persone, che lì poi cadiamo anche nel ridicolo di un governo ridicolo, per cui fino a 6 persone sì e 5, 5 sì e 7 no, come chissà cosa cambia con 5 e 7. Cioè siamo veramente in una situazione. Oppure l'assembramento per il quale, cioè, anche poi il discorso della mascherina, attenzione, per cui. Per carità, la mascherina può essere anche utile, ma proprio perché porto la mascherina posso stare vicino, o viceversa, devo stare lontano. Se devo stare lontano, non vedo perché devo portare la mascherina. Cioè è perfettamente inutile. È Non tutta c'è una. logica, non c'è Ricordo ancora, logica. non so se lei si ricorda che a marzo, aprile, i giorni quelli proprio tremendi, non si,
la stessa famiglia poteva andare in macchina non più di due persone. Ma Sì, scusa, ma se stiamo dentro casa, ricordo. se stiamo dentro casa tutti i santi giorni, perché Ricordo. papà e mamma non possono portare i figli se stiamo tutti dentro casa? Una follia, una cosa proprio, proprio. Però attenzione, se uno invece la cosa la comincia a vedere con una volontà precisa di sovversione antropologica, le cose cominciano a spiegarsi. Ecco, proviamo a spiegare questa, professore. Lei provi a darci la sua interpretazione di questo, visto che so che la sta approfondendo, l'ha approfondita e ha una sua idea in proposito. Sì, appunto, cioè, voglio dire, è assurdo quello che abbiamo detto, no? È assurdo che arriva il carabiniere dentro la chiesa col cellulare e fa 10 e sospendo la messa. È assurdo che viene arrestato il padre che porta il figlio che porta il padre all'ospedale ad essere operato. Arrestato, insomma, multato, non arrestato, insomma, che viene fermato, voglio dire. Tutto questo ha qualcosa di strano, ed è, secondo me, portato dal fatto che esiste, come dire, un progetto ben preciso di cambiamento antropologico, cioè di cambiamento antropologico della nostra vita. Queste cose sono state scritte e riscritte da secoli. Qualcuno può pensare, ah, che complottismo, è complottismo. È un Chi dice classico. complottismo, complottismo, non ha letto un libro, cioè perché non ha Esatto. letto tutta una letteratura immensa dei secoli passati in cui si è progettato, chiaramente, ovvio, senza avere le cognizioni dell'oggi, questo è ovvio, ma il principio c'era, diciamo così, di separazione degli uomini gli uni dagli altri, prima di staccamento dalla terra, di distacco dalla terra, perché quando ci distaccano dalla terra, noi dipendiamo da altri. Se c'è un'entità, attenzione, attenzione, se c'è un'entità che non dipende dagli altri, è il contadino. Perché il contadino, infatti è vero che nel Medioevo, e qui se permettete dico qualcosa che può, ci capisco pure io, ebbene, nel Medioevo esisteva la povertà, ma non esisteva la miseria, se non per coloro che erano vagabondi, perché il contadino, il servo della gleba, mangiava tutti i giorni. Più del, il padrone paradossalmente dipendeva dal contadino, non il contadino dal padrone. Attenzione, è un meccanismo, beh, perfino Hegel ne parla di questa cosa, per cui era oggettivamente una certezza assoluta. Ci hanno prima staccato dalla terra, portandoci nelle città. Poi ci hanno fatto arricchire, oggi si scopre che un debito pubblico che è esponenzialmente incontenibile, ci abbassano le pensioni, ci abbassano gli stipendi, non si trova più il lavoro e adesso arriva una pandemia che distrugge chi? Quella categoria di mezzo tra i contadini e coloro che dipendono dallo Stato completamente, cioè Ceto i medio. liberi imprenditori, le partite IVA, i quali non hanno più la terra. Ma attenzione, vivono del proprio, quindi si possono arricchire, quindi possono essere più liberi, ma vanno distrutti. E guarda caso, accade esattamente questo. Quindi c'è una volontà ben precisa, economica, certo, attenzione, economica, di distruzione della proprietà privata, della libera intrapresa, per renderci tutti quanti stipendiati a 500, 600, 700 euro a casa, con il lavoro agile praticamente sotto controllo, ma per renderci soprattutto divisi. Io sto a casa, lei sta a casa. Se io e lei adesso ci vogliamo vedere a Perugia a prendere un caffè, non lo possiamo fare. O magari dobbiamo stare attenti con l'angoscia che arriva la polizia. O magari possiamo farlo in due, ma non in quattro. Questo portato avanti per un giorno, per una settimana, per un mese, per un anno, per 2 anni, per 3 anni, crea una condizione mentale per la quale l'uomo è diviso dagli altri, dai suoi simili. In fondo, io che chiaramente sono un anticomunista da tutta la vita e morirò anticomunista, adesso la dico grande, la dico un po' così, ma boutade. Mi rimpiango le vecchie manifestazioni del CGIL, CISL e UIL degli anni 70 in piazza, tutti quanti insieme, perché bene o male, no, è modo di dire, sia chiaro, ma No, per far ma capire, sembra paradossale, ma non lo è. quelle persone erano tutti illusi, tutti quanti Certo. strumentalizzati. Ma andavano in piazza, comunque costituivano una realtà. Oggi, se noi volessimo farlo, noi non possiamo più farlo. Attenzione, quindi questo significa che ci stanno togliendo i diritti civili, ci stanno togliendo i diritti politici, ci stanno togliendo i soldi, ci stanno isolando gli uni dagli altri. Assolutamente sì. Allora, a tal proposito io ricordo che l'ultimo libro del professore si intitola Dal buio alla luce.
Civiltà cristiana e Medioevo dalle origini al 1300, un libro che consiglio. Io non l'ho ancora letto, però l'ho ordinato, purtroppo ci ho avuto un po' di tempo, quindi lo leggerò perché gli argomenti medievali sono interessanti. Io ho fatto l'editore nella vita, ho pubblicato un libro intitolato Il Medioevo della Libertà, quindi il Medioevo non è quell'epoca così oscura come vanno raccontando, eccetera. Però torno alle sue parole molto interessanti. Quando lei dice vogliono distruggere la proprietà privata e la privacy, non è che si sta inventando niente, è scritto nei documenti del World Economic Forum. C'è un personaggio che si chiama Ida Auken, danese, ex ministro danese, la quale pronuncia esattamente le parole che lei ha pronunciato adesso. Quindi effettivamente l'attacco è quello. Io sto scrivendo un libro, vediamo quando riuscirò a terminarlo, però, che si intitola proprio Covid-19, il virus rivoluzionario, inteso proprio come un virus che è stato preso e usato in maniera rivoluzionaria, cioè per dar vita ad una rivoluzione antropologica di matrice socialista che vuol distruggere, e torno alla domanda, cioè torno all'argomento, la società occidentale. Questo è un punto davvero fondamentale che ci terrei a sottolineare. Però lei è anche un cultore, studioso, oltre che cattolico, della Chiesa. Mi permetterà di farle questa domanda? Se c'è un Già soggetto. rido, già rido. Lo so, però mi tocca fargliela perché effettivamente Allora, nella beh. storia la Chiesa, anche qui io dico sempre, per semplificare, nel bene o nel male, che uno sia credente o agnostico o ateo, quel che vuole, ma la Chiesa è stata un baluardo di difesa di questi nostri valori e di questa nostra società. In questa pandemia la Chiesa o non è esistita o è stata complice e succube. Sbaglio? Questo clero di oggi, perché io più che di chiesa parlerei del clero di oggi, è complice dei poteri forti non dal 2020, lo è da molto prima, da molto, molto, molto tempo prima. Magari a volte di più, a volte di meno, su alcuni campi di più, su alcuni campi di meno, chi di più, chi di meno, questo, ma così è, soprattutto dal Concilio Vaticano II, diciamocelo chiaramente. È chiaro 60%. che poi, con l'arrivo di Bergoglio, è ovvio che si sono calate le brache, scusate l'espressione completamente. Uno che arriva a mettere Pachamama in Vaticano, beh, qualche problema ce l'ha evidentemente, perché Pachamama, oltre proprio all'aspetto idolatrico, quindi proprio di bestemmia al primo comandamento, Certo. non al decimo, non al settimo, al primo comandamento, proprio di bestemmia, oltre a questo aspetto, c'è proprio l'aspetto rivoluzionario sovversivo di tutto questo mondo latinoamericano, della teologia della liberazione, del comunismo, dell'odio verso la proprietà privata e così via. Quindi che viene riportato, diciamo, oltre a questo ecumenismo idolatrico, che oltretutto, vabbè, e questo, su questo bisogna dire, non è neanche tutta colpa di Bergoglio, sull'ecumenismo, è una cosa molto più antica. Quindi è un problema serio che spacca il mondo cattolico. Ed è lei, cosa le posso dire? Che le posso dire io che l'erba è azzurra e il cielo è verde? Io le posso dire solamente che il cielo è azzurro e l'erba è verde. C'è poco da fare, lei ha fatto una fotografia. Cioè, è evidente che sono completamente. Guardi, le faccio un esempio. Poco fa su Facebook, una ragazza che mi segue mi ha scritto un messaggio privato e mi ha detto: ma mia zia ha preso il Covid, l'hanno portata via a mio cugino. È anziana, sta in ospedale, non può più essere, non può, nessuno può Può entrare, andare a visitare. sta morendo. Abbiamo chiesto al sacerdote di andare a fare l'estrema unzione, il sacerdote si è rifiutato. Ora sembra, a parte queste cose sono successe già da marzo, infatti, gli ho Sì, detto, sì, mo, sì. dico, mo te ne accorgi, è da marzo che succede. Ma attenzione, attenzione, c'è un sacerdote che si rifiuta di andare a fare l'estrema unzione, cioè, che cosa esiste a fare? Qual è il tuo ruolo? Ma vatti a divertire, fai qualcos'altro, voglio dire, cambia mestiere, ma passatemi la battuta, che sacerdozio ovviamente non è un mestiere, ma per capire, cioè, ma come voi avete fatto i maestrini? Io sono un tradizionalista, sono legato alla Chiesa di sempre, oh, la Chiesa oscura prima del Concilio, per fortuna c'è stato, e adesso siamo ridotti a quello che fa il battesimo, che spara con la pistola dei bambini l'acqua col bambino lontano, siamo ridotti a prendere la comunione sui guanti di lattice quando sappiamo tutti, per un cattolico, che questa è una bestemmia, perché quanto il lattice attira le particelle, lo capisci? Allora, o non ci credi, a quel punto non vai a messa a fare la comunione, o se ci credi, è pazzesco, è pazzesco. Per cui voglio dire,
Questo anche un Ecco, le laico, rigiro la anche un domanda. ateo lo può capire quello che sto dicendo. Le rigiro la Cioè. domanda, le rigiro la domanda però, perché mi collega alla questione delle manifestazioni CIS, UIL, eccetera, che diceva. Se dal punto di vista sociale, cioè dalla società, diciamo, civile, non vediamo reazioni in piazza come dovrebbe essere di fronte a questa follia, dal punto di vista del mondo cattolico, però, non vediamo nemmeno reazioni da parte dei fedeli rispetto a questi comportamenti, o no? Allora esiste, attenzione, le dico, lei ha ragione in generale, perché la Sì, stragrande sono molto maggioranza dei generali le mie cattolici, domande. no, è una domanda molto importante, poi lei mi tocca sul vivo perché è il mio mondo, quindi ci tengo a rispondere, a chiarire questo. È vero, perché la stragrande maggioranza dei cattolici, è come dire, già, allora, una parte dei cattolici è venduta a questo sistema. La stragrande maggioranza non capisce. O comunque non vuole capire. Oggi Secolarizzata. molti cattolici, perché altrimenti dovrebbero fare i conti con la propria coscienza, con la propria fede e tutto il resto. Però esiste una bella fetta della torta che si sta sempre più ingrandendo di cattolici che stanno capendo e come. Esiste una reazione enorme. Guardi che le parole di Bergoglio dell'altro giorno, chi critica il concilio è fuori dalla Chiesa, che è una sciocchezza inaudita perché non lo può dire lui dopo 60 anni dal concilio, quando non l'hanno detto Paolo VI, non l'hanno detto tutti i papi precedenti, non l'ha detto nemmeno lui stesso per 8 anni. Bergoglio non è papa da un mese. Una cosa come questa starebbe nell'agenda dei primi 100 giorni di qualsiasi papa, come di qualsiasi capo di Stato. Questa è una cosa epocale. E tu dopo 8 anni te ne esci questa frase messa così? Cioè, se lui ha detto questa frase, che è una sciocchezza inaudita, naturalmente, anche perché il concilio è un concilio pastorale, non è dogmatico, per cui non può, proprio per volontà di Giovanni XXIII, quindi non è una lama, anzi, esattamente il contrario. Ebbene, se però l'ha detta è perché capisce, sente, che tutto un mondo gli sta sfuggendo di mano. Capisce, sente che molti che lo hanno accolto, sai, legge il Papa, tutti contenti. Io ero in piazza quella sera e ho detto a una persona, quando è uscito lui, alla persona che mi stava accanto, io dissi: comincia la fase finale della Chiesa come la conosciamo. Questa fu la mia frase. Facile profeta, perché conosco le cose della Chiesa. Oggi molta di quella gente che nel 13, nel 14, nel 15 mi attaccava, magari nel 16 già un po' meno, nel 17 adesso chiaramente molta di questa gente ha aperto gli occhi. Per cui esiste un'immensa reazione. Domenica scorsa all'Angelus in Vaticano c'erano state 100 persone nel grasso che colava. C'erano più alla parrocchia qua vicino che in Vaticano, cioè pioveva. E vabbè, perché ai tempi di Giovanni Paolo II, quando pioveva c'erano 100 persone, non ho capito. Per cui voglio dire, per fare un esempio, senza arrivare a Pio XII, figuriamoci. Quindi questo fa capire che in realtà, attenzione, la reazione c'è come. E i vescovi lo sanno. I vescovi sono tra due, poi chiaro, anche all'interno dei vescovi, della CEI, c'è una parte minoritaria che ha il potere, che è completamente con Bergoglio. Ma ci sono tantissimi altri che stanno zitti e soffrono in silenzio. Naturalmente io, per me, sbagliano a stare zitti. Per me, sbagliano a stare. Io vorrei che parlassero, perché sono tanti. Preferiscono stare zitti, è una scelta loro di cui risponderanno a Dio, non a me né a lei, ne risponderanno a Dio. È la loro coscienza in ogni caso. Ma il malcontento si sta crescendo sempre di più, questo glielo posso assicurare. Questa della fine, questa affermazione che ha fatto siamo alla fine della Chiesa mi ha ricordato un libro che ho letto La fine della recentemente. Chiesa, di questa Chiesa, attenzione, Sì, non della Chiesa di ecco, su. no, ma le faccio questa domanda però. Mi ricordo un'affermazione fatta proprio in merito a un libro, si intitola L'ultima religione, di Paolo Gulisano e Marletta, il quale analizza appunto, parla di della questione Covid, chiama l'ultima religione il fatto che appunto le persone hanno trasformato in dea la salute e quindi ha perso tutta la trascendenza e l'importanza che ha sempre avuto la fede. E citando il Grande Reset, che è uno degli argomenti anche di quel libro, ricorda il 2030 come un anno profeticamente stabilito come fine della Chiesa dopo 2000 anni, perché la Chiesa nasce circa intorno al 30. Ok, e quindi 2000 anni dopo c'era chi, non ricordo il nome di chi l'avesse profetizzato a memoria, però c'è questa previsione. E Gulisano e Marletta sono anche loro esponenti, diciamo, di un certo rilievo nel mondo e nel pensiero cattolico. Ecco, non so se condivide quest'idea. Lei tocca un argomento molto delicato. Non è tanto il 2020 quanto gli anni 20, perché
effettivamente, siccome Cristo hanno sbagliato di 3-4 anni la nascita, in effetti, se noi dovessimo stabilire i 2000 anni della redenzione, cioè della passione, morte e risurrezione, quindi della Pentecoste, della nascita della Chiesa, dovrebbero corrispondere tra l'aprile e il maggio cioè il Venerdì Santo dovrebbe essere il 7 aprile dell'anno 30, e quindi poi 50, 40, 50 giorni dopo, insomma, da Pentecoste. Quindi, in un certo senso, questo decennio è il decennio che ci porta ai 2000 anni veri e propri di questi eventi. Potremmo dire che già nel 26-27 Gesù comincia a predicare. Ecco, per far capire. Ora, la cosa che a me colpì, io questo l'ho sempre pensato dentro di me, la cosa che a me colpisce, sa qual è? Al di là di quello che possiamo dire noi, perché la gente, ah, complottisti, d'accordo. Ma attenzione, sono loro che parlano di un decennio che cambierà per sempre la storia umana. Io ho visto il trailer, così si dice questa terribile espressione, in televisione di una trasmissione che dovrebbe andare in onda a febbraio, se ho capito bene, febbraio, marzo, non mi ricordo se su Rai 1, Rai 2, da qualche parte, che è chiamata proprio il decennio, e loro fanno vedere, nel trailer, fanno vedere come sarà il 21, il 22, il 23, il 24, il 25, c'è sta sempre qualcosa di medico, qualcosa, sempre siringhe, iniezioni, macchinario. E la scena finale, attenzione, è quella del 30, dove c'è tutta una sala iperfuturistica con non so se sono medici, infermieri, scienziati, non si capisce. Indovini un po', hanno la mascherina. Nel 30, nel 30 hanno la mascherina. Quindi questo è proprio un messaggio, noi vi stiamo cambiando. Questo non viene da Gulisano, Viglione, Marletta Esatto. o esponenti di un mondo, altri esponenti di un mondo. Diciamo che la pensa in un certo modo, il quale questo mondo peraltro è anche diviso al suo interno, sia chiaro, ma viene da loro, come lei diceva poco fa, quell'esponente belga che lei dice che io non conosco, che ho detto poco fa, che ha detto le stesse parole, Danese, questo Idauken, Idauken. è perfetto, qui è la stessa cosa, qui è la RAI che ce lo dice, cioè sono loro, la Esatto. RAI chiaramente non fa altro che trasmettere ciò che gli viene dato, per cui come, non fa altro che dire ciò che gli viene detto di dire, come ben sappiamo. Per cui io credo che questi 10 anni, oggettivamente, saranno i 10 anni più epocali della storia umana. Ecco, questo è importante. Allora, guardiamo, andiamo su altri due argomenti, appunto, mi ha dato lo spunto. Primo spunto, questi 10 anni sono partiti dall'anno scorso, oggi è caduto un governo Conte ed è arrivato sta arrivando, insomma, il governo di Mario Draghi. Il governo di Mario Draghi sicuramente non corrisponde a quel tipo di governicchio che comunque ha fatto la sua sporca parte, diciamo, nel rinchiuderci in casa e nell'avviare questo. Mario Draghi potrebbe quindi rappresentare un'accelerazione o un cambio di passo su questo programma verso il 2030? E questa è la prima domanda che le faccio. Poi la seconda domanda, così gliela faccio addirittura, è la seguente. È chiaro che persone come noi, che hanno la capacità di avere ancora una mente critica, di essere apoti, come dice il mio amico Massimo Fini, cioè di non bersela tutta di una volta quello che gli dicono, di avere la capacità o l'interesse di andare ad approfondire, eccetera, non possono accettare di vedere la propria vita, per quanto già compressa nelle sue libertà, come lo era prima, perché io poi sono una persona particolarmente sensibile alla libertà, ma non posso accettare di vivere con la museruola, segno distintivo in faccia, eccetera. Quindi, cosa bisogna fare? Bisogna disobbedire, bisogna cercare di portare la gente alla disobbedienza. Noi eravamo insieme a Cesena proprio per quello, ma quale è, diciamo, il suo punto di vista? Ribadiamolo. Partiamo da Draghi, però. Ma per quanto riguarda Draghi, è chiaro che a me mi fa quasi pena Conte, ma in piazza, ridicolo, che fa col bacchetto il comizietto, è veramente una cosa indecente, proprio a far capire fino in fondo chi è quell'individuo, d'altronde lui che si mette casalino vicino, insomma, che cosa. Quindi oggettivamente veramente un personaggio uscito dal nulla che tornerà nel nulla, è chiaro. Adesso è arrivato il drago. Adesso, cioè, io dico, io mi rido quando la gente lo paragona a Monti. Secondo me Draghi si offende quando la gente lo paragona a Monti. Cioè, non Concordo. avete capito chi è Draghi? Cioè, ma Monti, voglio dire, ma vi rendete conto di cosa stiamo dicendo? Cioè, Monti è un tenente colonnello, questo è un generale. Cioè, non è l'imperatore, questo è chiaro, ma è un generale. Cioè, non scherziamo neanche. Per cui è chiaro che questo arrivo
Io sono anche convinto che farà qualcosa di buono, perché altrimenti scenderebbe a livello di Conte, no? Non è possibile. Quindi deve giustificare. Certo, un po' di problemi li avrà anche lui, perché chiaramente va a mettere d'accordo PD, Lega, 5 Stelle, è chiaro, dovrà far quadrare il cerchio, ma tanto lo farà quadrare perché lui è Draghi, c'è poco da fare. Per cui, perché sono tutti quanti con lui? Perché lui è Draghi, è ovvio, e quindi a un certo punto lo farà quadrare. Non, col tempo, io poi, casomai, possiamo discutere. Possiamo discutere se avrà un governo lungo o se l'anno prossimo si candida al Quirinale e fa il salto della quaglia, perché attenzione, da Napolitano, ma già da prima, ma da Napolitano in poi l'Italia non è più una repubblica parlamentare, l'Italia si è trasformata in una repubblica presidenziale. I capi di governo passano come, così, come marionette ogni 6 mesi, e il Presidente della Repubblica ha già il fatto che è ancora normativo di 7 anni, perfino la Francia ha cambiato, noi no, siamo ancora quei 7 anni, rieleggibili. Quindi ormai siamo una Repubblica presidenziale, quindi Draghi al Quirinale è fatta, cioè praticamente i poteri forti si sono impossessati al 100% dell'Italia col consenso di tutti. Se poi anche una forza politica fa da opposizione, perché ci vuole l'opposizione, qualcuno lo deve fare. E quindi non so se ci rendiamo conto quindi della situazione quale essa si presenta. Però, Quindi se, li, però se, se, dovesse, professor Viglione, se dovesse far tutto in un anno, cioè sarebbe, perché vuole andare al Quirinale, sarebbe spaventosa la batosta. Perché io ho un'idea che nel 2008-2009 la crisi economica, che ha avuto molta importanza, e comunque non dimentichiamo che quando è scoppiato il caso coronavirus, la crisi economica era incombente in tutto il mondo in maniera esponenziale rispetto al 2008. Comunque il 2008-2009 è stato l'anno in cui hanno fatto l'esperimento greco, cioè hanno preso un piccolo paese ufficialmente sovrano con un'economia ridicola, perché corrispondeva a quella il PIL corrispondeva a quella della provincia di Vicenza, e lì hanno fatto quello che dovevano fare, cioè attraverso la Troica, eccetera. Ora, questo esperimento greco, 10 anni dopo, bisogna farlo con l'Italia, o no? io penso di sì, però c'è una differenza di fondo, cioè sì, in teoria sì, però c'è una differenza di fondo, attenzione, c'è il Covid, è entrato un meccanismo ulteriore che non c'era 10 anni fa, evidentemente, neanche fino all'anno scorso, meccanismo ulteriore che secondo me fa fare un salto di qualità. Io penso che loro fanno, cioè, cominciano con l'Italia perché per l'odio che hanno sempre avuto, avranno sempre per l'Italia, questo sia chiaro. Ma non riguarda più solo l'Italia. Cioè, secondo me, non è tanto il fatto che ci dovranno mandare in miseria come hanno fatto con la Grecia, è il fatto che ci metteranno tutti quanti a casa a 600-700 euro, tutti quanti, per uccidere ogni forma di libertà e dignità individuale. Loro ci toglieranno pure il debito pubblico, probabilmente. Magari chi c'è il mutuo non pagherà più il mutuo, ma dovrà rinunciare alla proprietà della casa. Potrebbe essere un'ipotesi, cioè Certo, magari plausibile, plausibile. io ho il mutuo, mi dico: guarda, tranquillo, tu non ce la fai andare avanti, non ce la fai, firma qui, tranquillo, non paghi più il mutuo, vivi tranquillo e la casa la prendiamo noi. È qualcosa di, cioè, secondo me di più grave. Mentre la Grecia è stata una randellata in fronte ai greci, qui è il vaccino, è più sottile la cosa, non so se è chiara la metafora, Sì, cioè qui ci stanno vaccinando in tutti i sensi, ci stanno vaccinando in tutti i sensi, ho attenzione, capito. per creare un uomo nuovo, una società nuova, per creare L'uomo nuovo, la veramente nuova normalità, il certo. Del fondo. resto anche lì, scusi se la interrompo, però per corroborare quello che sta dicendo, ancora nei documenti del World Economic Forum si parla chiaramente di reddito universale, che tra l'altro è stato usato dai grillini, eccetera, e così via. Quello che ha fatto Grillo, secondo voi Grillo ci tiene alla gente senza stipendio? Ma che No. gliene frega Grillo? Grillo non ha fatto altro che eseguire gli ordini del Britannia. Praticamente gli hanno detto semplicemente: comincia a parlare di reddito di cittadinanza, che la gente comincia ad abituarsi in Italia e comunque anche nel mondo, perché comunque l'Italia non è il Mozambico. L'Italia, quello che accade in Italia lo sanno tutti, quindi la gente comincia ad abituarsi a qualcosa che verrà dopo, che è il reddito universale. Siamo tutti uguali. Non c'è. Se io sono Beethoven e lei è un cretino qualsiasi, viceversa, se lei è Mozart e io sono un cretino qualsiasi, non ci sarà nessuna differenza, perché praticamente guadagneremo 700 euro al mese, capito? Non so se questo, attenzione, adesso dico una cosa No, ma le abbiamo già filosofica, viste a ma la Cuba, dico. queste cose. Torniamo sempre in quel comunismo, le abbiamo a Cuba, funziona Esatto, così. esatto. Quindi non è che. Attenzione. Dico una cosa filosofica, ma la dico semplicissima. Non pensiate che quello che si studia dai banchi di scuola sia campato in aria. Vi ricordate
perché ha fatto il classico lo scientifico, tesi, antitesi e sintesi di Hegel? Certo. Allora, faccio molto semplice: tesi, liberalismo, libertà, però disuguaglianza. Antitesi, comunismo, uguaglianza, però perdita della libertà. Come la risolviamo? La risolviamo con una sintesi che non è altro che capitalismo, diciamo, supercapitalismo finanziario e comunismo insieme. Una piccola elite del mondo è straricca e domina il mondo, e la grande massa vive praticamente nel comunismo, che non è più tanto quello proprio di Pol Pot. Non avremo più Pol Pot, Sì, non c'è no, bisogno di è Mao un'altra Zedong. rivoluzione. È una cosa avanti, è un mondo di liberi e uguali. Non è forse questo il sogno? Non è forse questo il sogno di tutti gli utopisti di tutti i secoli passati, di tutti i tempi? Non ha messo quest'estate una copertina il Time dicendo nel 2030 non avremo più una proprietà privata e saremo tutti felici? E poi ha aggiunto, attenzione, ha aggiunto anche un'altra cosa. Non ci sarà più proprietà privata, tutti uguali, ma non ci sarà più la privacy. Sì, esatto, la Non ci privacy, sarà più certo. la privacy, hanno detto. Cioè noi probabilmente non avremo più muri, magari le case saranno coi vetri, magari non nel 2030, è troppo vicino, ma nel 2090 il Il progetto non panopticon, è quello. no? Il panopticon di Bentham. Esatto, esattamente, quello lì, dove sali e scendi e praticamente non capisci più. È esattamente il progetto, se chi ci ascolta ride pensando ai complottisti, Non se, importa, non ride, importa. ride perché non ha studiato, perché non conosce le cose. Se voi andaste a vedere, a leggervi i libri degli utopisti del 400, del 500, ma per dire solamente quello che tutti quanti lo trovate in qualsiasi manuale di filosofia del mondo, Tommaso Moro, prima della sua conversione, Tommaso Moro è morto martire della fede, un grandissimo santo della Chiesa Cattolica, ma come viene dopo? Tommaso Moro, umanista, nel libro Utopia, sapete cosa dice? Che sogna una società in cui siamo tutti uguali, in cui tutti facciamo gli stessi lavori, in cui raccogliamo il campo di quello che lavoriamo, lo mettiamo negli hangar e ognuno va nell'hangar a mangiare quello che gli serve e non c'è più nessuna forma di distinzione. Questo lo scrive Tommaso Moro all'inizio del 500, prima della conversione. Quindi voglio dire, io dico Tommaso Moro perché lo conosciamo tutti, perché potete prendere un qualsiasi testo di filosofia dei ragazzi che vanno a scuola e lo leggete, non lo sto dicendo io, Ecco, ma ce ne sono professore. decine di utopisti. Se voi conosceste i segreti dell'alta vendita, i segreti della massoneria, cosa pensate di trovare? Quindi, stanno Ecco, facendo. però oltre a questo concetto, diciamo, massimalista di uguaglianza, ce n'è uno anche peggiore, che è annichilimento proprio dell'individualità, vale a dire la cancel culture, cioè la cancellazione della cultura, il gender fluid, cioè il fatto che non esistono differenze sessuali, il cosiddetto antirazzismo, in cui siamo tutti quanti uguali e di un unico colore, anche questo si sta implementando all'interno di questa trasformazione. Naturalmente, il gender è ovviamente non è altro che l'androgeno, il mito dell'androgeno che si ritrova in tutte le società segrete, diciamo, di tutti i tempi, per cui non ci sarà più maschio e femmina, ma il ritorno all'unità sessuale. L'immigrazionismo deve portare a una sorta di monismo razziale, per cui non devono più esistere razze, popoli, etnie. Io farei notare che proprio gli antirazzisti sono coloro che vogliono distruggere le razze. Certo, Invece ma è vero. Il cristiano vero, ma anche la persona laica normale, non vuole distruggere niente, vuole rispettare tutti. Io ho il massimo Esatto. rispetto per tutte le razze, per tutti i popoli, per tutte le etnie. E poi sono italiano, per cui come italiano io rispetto per i napoletani, per i milanesi, per i siciliani, per i sardi e così via. Cioè, perché dovremmo diventare tutti quanti un'unica razza? Per quale motivo? Quando il mondo è meraviglioso per tutte le culture, le lingue, le tradizioni, anche, vabbè, le religioni, vabbè, io da cattolico, la mia naturalmente, però voglio dire, comunque c'è una libertà, evidentemente. E questo vale anche nella moneta, si raggiungerà una moneta unica che non è più l'euro, anzi forse prima una moneta unica, poi nei piani scompare la moneta perché ci sarà un modo per pagare comuni a tutti quanti. E lo stanno già parlando, perché E non a attenzione, l'estate. caso il progetto Libra, si ricorderà quello, la moneta di Facebook, che avrebbe avuto come un sottostante le varie monete, un paniere di monete fiat, è un progetto che va in quella direzione. Questo è un argomento che conosco Ma abbastanza, quindi. si ricorda che quest'estate il nostro meraviglioso, stupendo governo ha parlato seriamente di abolire il contante? Sì, E no, ma secondo questo voi io. abolire il contante in che direzione va?
6 anni fa ho scritto un libro intitolato Elogio del contante, proprio contro questa È cosa io, quindi. fondamentale. Bisogna riproporlo assolutamente. Esatto. Il Allora. contante, è la nostra libertà. Io direi di più: il contante è la nostra umanità. Esatto. Io scendo per strada, vedo un mendicante, prendo e chiedo i soldi. Esatto. Se io invece non ho i soldi, al mendicante che gli Non gli do nulla. do? Non gli do nulla. È Il vero. contante è la nostra libertà, è la nostra umanità, ma non per il mendicante, per tutto. No, 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 in genere, certo. Allora, per concludere questa piacevolissima intervista, cioè, rimasto in sospeso la questione della disobbedienza. Chiudiamo con questo. Cioè, diamo una, o meglio, dia una sua interpretazione in merito. Con la disobbedienza si riuscirà a catalizzare un po' di persone che riescono appunto a comprendere ciò che sta accadendo e a rendersi conto che si sta per perdere un patrimonio storico, culturale, valoriale, etico, che ormai, insomma, ha qualche secolo se andiamo verso il cosiddetto Grande Reset 2030? Si sta per perdere, oltre questo, si sta per perdere molto di più, si sta per perdere la nostra umanità. Cioè, quando noi usiamo parole come postumanesimo o transumanesimo, Transumanesimo, altra parola, sì. perché è anche transumanesimo, perché qui stiamo andando, già si parla di robotica, di cibernetica, quindi attenzione, qui stanno creando un mondo completamente al di là del bene e del male, per usare un'espressione nietzschiana. Quindi è molto in gioco. Io posso dire questo. Dobbiamo fare uno sforzo enorme, come lei sta facendo meritevolmente, di far ragionare le persone, di non cadere nella trappola, vaccino qua c'è questo, il vaccino c'è quest'altro, il recovery fund, il MES. Non è che non si deve parlare, non sto dicendo questo, però non ci si deve incarognire su queste cose, c'è qualcosa di molto più alto in gioco. Non ci, per carità, parliamone, d'accordo, vogliamo fare il tampone, ma bisogna andare oltre, perché i piani di questi signori vanno ben oltre. Dobbiamo far capire alle persone che qui c'è in gioco la nostra sopravvivenza come esseri umani. Non parliamo quella dei nostri figli, dei nostri nipoti, non ne parliamo proprio. Quindi attenzione, in questo senso, noi dobbiamo aumentare questa consapevolezza perché la gente arrivi a capire che se ci chiudiamo un'altra volta dentro casa, avete perso il lavoro, non avete più il lavoro, magari non vi faranno morire di fame, vi diranno cedeteci la casa fra 2 o 3 anni e noi vi diamo un reddito di cittadinanza. E a questo punto siete schiavi, siamo, già lo siamo, ma lo siamo ancora di più. Attenzione, con la scusa di un virus che peraltro al 97-98% dei casi è curabile, perché diciamoci la verità. Questi ci stanno togliendo la vita stessa, con la paura di morire ci stanno togliendo la vita, ma ci stanno togliendo la nostra qualcosa di peggio della vita, cioè di più importante della vita, ci stanno togliendo l'umanità. È in gioco, siamo in una svolta epocale, questa è la rivoluzione antropologica e chi non l'ha capito degli intellettuali, soprattutto cattolici, ha una responsabilità enorme dal mio punto di vista. Questa è una vera e propria rivoluzione antropologica, siamo una svolta più importante della storia umana. Per cui veramente, veramente dobbiamo reagire, veramente, per carità. Non, anzi, siamo arrivati al punto tale paradossale, questo è fondamentale, amici cari, che chi reagisce rispetta la Costituzione. Perché se io adesso vado a Napoli, io non faccio nulla che sia contro la Costituzione. E chi usa il DPCM per impedirmi di andare a Napoli che va contro la Costituzione. Attenzione, oggi, certo, se metto le bombe ai negozi, se ammazzo le persone, vado contro la Costituzione, contro la legge, contro l'umanità e devo essere punito. Ma se io vado in piazza a manifestare, se io vado in piazza a dire quello che penso, se io apro il negozio, se io apro il mio ristorante, se io apro le piste da sci, quando a 2 chilometri oltre il confine ci cioè, sciano tutti quanti in Austria e Svizzera liberamente. Voglio fare degli esempi. Se io apro la palestra, non faccio assolutamente nulla contro la Costituzione. Anzi, io rispetto la Costituzione che mi garantisce la libertà di spostamento, la libertà imprenditoriale, la libertà di parola. Siamo noi che difendiamo la Costituzione. Perfetto, un finale perfetto. Io la ringrazio moltissimo per il suo tempo. Grazie a lei. Ci avremo modo ancora di sentirci e alla prossima. Grazie ancora. Grazie Dante, grazie, grazie.